un'iniziativa sicuramente innovativa, ma è un'iniziativa che trae forza dalla forza di questa società, che è il seguito, che è la massa di tifosi che sostiene tutto questo progetto. È un'opportunità che questa società ha voluto cogliere immediatamente, è un'opportunità che mi è stata proposta da Gian Paolo Panza insieme con altri suoi, non so quanti sono perché ogni giorno arriva qualcuno, è proprio, però devo dire tutti con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di promuovere e arrivare a raggiungere quell'obiettivo che deve essere la massima soddisfazione chiaramente sia da un punto di vista imprenditoriale ma anche da un punto di vista di raggiungimento degli obiettivi che ci siamo preposti, che sono, ripeto, anche e soprattutto quelli di diffondere al meglio il marchio, di dare una soddisfazione ai tifosi, perché mangiare un panino con il marchio del Bari, un cioccolatino come vedo in questo caso con il marchio del Bari, forse fino a qualche tempo fa non si pensava neppure, però poi sembra una cosa semplicissima, dice vabbè, ma alla fine cos'è un cioccolatino con il marchio del Bari, però nessuno ci aveva pensato. E così come una bottiglia di vino, avere la possibilità di stappare a casa con gli amici, casomai vedendo la partita quando il Bari gioca fuori casa, perché quando gioca in casa il Bari va allo stadio, al limite apriremo le bottiglie dopo la partita. E quindi dicevo, è una soddisfazione doppia per l'appassionato, per il tifoso, per l'utente finale che tra l'altro ha la fortuna anche di degustare dei prodotti che sono di alta qualità. Ve lo presento io prima di voi, così vi rubo un attimo. Bravo, e quindi sia Salati Preziosi, sia le cantine Potromagno, sia la pasticceria La Disa, sia la Mita Past per il panino del tifoso bianco-rosso, proprio perché sono realtà che hanno creduto in questo progetto, hanno voluto abbinarsi nel loro marchio, e tra l'altro per il Bari è anche un motivo di soddisfazione e di prestigio, perché ci abbiniamo a marchi che comunque sono di grande prestigio, quindi non è solo un'operazione commerciale ma è anche un'operazione di accrescimento del valore del brand per entrambi i soggetti. Quindi ringrazio Planet Affair, non voglio rubare altro tempo anche perché vedo tanta gente che di solito viene sia per interesse per le manifestazioni e sia quando si tratta di assaggiare qualcosa. Ora non so se qui si assaggerà qualcosa, però non vorrei deludere chi è venuto appositamente solo per questo, ma comunque conoscendo tanti che sono qui presenti, la maggior parte è qui solo perché voleva conoscere questo progetto, voleva capire che cosa c'era dietro, ma soprattutto che cosa ci sarà avanti a questo progetto.